Jones, avete una pallida idea del perché sono qui? Per capire come si fa il poliziotto? Sbagliato, Mahoney. Sono qui per valutare attentamente la vostra capacità di guida nel traffico cittadino. Avete sfasciato almeno 3 automobili. Beh, ancora 2 e fai cinquina. Quel tizio si crede a Indianapolis. Bene, ha trovato pane per i suoi denti. Guarda se è nell'elenco delle auto rubate, Jones. Certo, è in testa alla classifica. Ti ricordo, Mahoney, che stai superando il limite di velocità. È permesso, capitano Harris. Stiamo inseguendo un'auto rubata. Spostatevi, lumache, ho aperto. Un accidente! Oh, poco male, signore. Questo non è il miglior quartiere della città. Quel pirata guida come un asso. Sì, può darsi, ma intanto ha imboccato un vicolo cieco. Esatto, voglio proprio vedere come fa ad uscirne. Mahoney, che stai facendo? Vado solo a fare qualche spesuccia, capo. Quello straniero è un ombre che sa il fatto suo. Già, ma noi sappiamo come tagliargli la strada. Hai il diritto di non parlare. Hai il diritto ad avere un avvocato. Ma è un ragazzino. E hai il diritto a chiamare tua mamma. Oh, questa sì che è spiritosa. Su, coraggio, figliolo. Andiamo al comando. Questa me la leggo al dito, sai? E mi vendicherò, fosse l'ultima cosa che faccio. Il mio sogno di aprire un campo per i giovani della città che hanno avuto problemi con la legge si è finalmente avverato grazie al prezioso aiuto del nostro carissimo sindaco. A noi invece servirebbero più prigioni per questi delinquenti in erba. Comandante Lazar, come segno del mio appoggio, ho il piacere di offrirle uno splendido autobus per il campus della scuola. Grazie, è molto, molto generoso. Al tempo, signor sindaco. Questo vostro campo confina con la mia proprietà e io non voglio elementi criminali nella zona. Esatto, lo dico anch'io. Ma si tratta di fanciulli sfortunati, non di criminali. I ragazzi di quello stampo sono marci quanto gli adulti, sono solo più bassi. Vi do la mia parola che non c'è nulla da temere. È mia intenzione assegnare alla conduzione del campo i migliori diplomati di questa scuola, il sergente Mahoney e i suoi uomini. Oh, sono stati promossi con il minimo dei voti, ancora non mi spiego come. Grazie, signori, faremo in modo che tutto fili liscio. Questo è da vedersi. Quel campo deve smammare. Avere fra i piedi degli sbirri non giova al commercio delle auto rubate. Oh, ti spiacerebbe spiegarmi un'altra volta il perché, capo? Perché loro sono poliziotti e noi siamo criminali. E di solito il compito dei poliziotti è di mettere i criminali in prigione. E allora? E allora distruggete quel campo! Questo sì, lo capisco benissimo. Hanno devastato tutto! Ma che genere di criminale è quello che può compiere un simile scempio? Probabilmente della stessa razza dei baby delinquenti che ospiteranno qui. Non riusciremo a sistemare tutto prima del loro arrivo. Sbagliato, Hightower. Quei ragazzi contano su di noi. Non possiamo deludere le loro aspettative. Stupidi piedi piatti. Dai, fai guardare anche me, Benny. No, non farlo! Per mia fortuna sono atterrato su qualcosa di morbido. Su di me! Io piazzo la porta, Callahan, tu infila i perni. Affermativo, Tackleberry! Ah!
solida come una roccia. Sai, certe volte la mia forza mi fa riflettere. Ti piace questo colore, Sed? Delizioso, il viola è sempre stato il mio gusto preferito. Ma non ci siamo divertiti abbastanza. Ancora qualche metro, Jones. Materassi, Maoni, ma vuoi proprio viziarli quei delinquenti? Sa come si dice, capitano? Anche al criminale più duro fa piacere dormire sul morbido. Diversizziamo un po' la festa. Ma perché non usi le bretelle? Ottimo lavoro, gente. Questo posto non lo si riconosce più. Appena in tempo, guardate. Il capitano Harris ci consegna di persona il primo gruppo di ragazzi. Chissà che non entri anche lui nello spirito della cosa. Sei pronto, sergente Maoni? Ecco qui la prima sorpresina. Ciao, verme schifoso. Mi riconosci? Benvenuto al campus della scuola, Billy. Benvenuto un accidente. È colpa tua se mi hanno sbattuto qua giù. Oh, che simpatico mocciosetto, vero? Forza, gente! Diamo un'occhiata a questo porcine. È la prima volta che vengo in un campus. Beh, tu non sei stato nemmeno al riformatorio. Oh, sposta la trip, Gordo. Ma sono tutti sbirri qui? Allora divertiti, Maoni. Io mi divertirò di certo. Seguitemi, così vi mostrerò le vostre cuccette. Annodarmi le stringhe delle scarpe. Uno scherzo vecchio come il mondo. Già, ma ci sei cascato come un gonzo. Cosa c'è, Tuck? Qualcuno mi ha sgonfiato le gomme della moto. Che problema c'è? Ora sì che hai un problema. Ammalerò il mio fisico, non sopporta due bagni in un mese. Quei ragazzini sono insopportabili. Allora non servono degli accompagnatori, ma dei secondini. Ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza. Hanno vissuto esperienze pesanti. Può darci che Maoni abbia ragione. Certo, anch'io ero esuberante, ma poi ho messo la testa a posto. Ma come si fa a stabilire un rapporto con loro? Devono imparare a fidarsi di noi. Che profumino delizioso! Vuoi sapere perché? Non c'è niente di meglio che usare cibi semplici e genuini. Prendo i piatti e ci mettiamo a tavola. Questo farà scoppiare quel pallone gonfiato. Ho l'ultimo assaggio di controllo. Non mi sono divertito, Billy. E non rompere. Io invece l'ho trovato grandioso. Questi fiori gialli sono il tarassaco officinale, meglio noto come dente di leone. A chi interessano queste fesserie sui fiori? A te, se ti perdessi in un bosco. Le foglie sono commestibili e con le radici si fa un ottimo infuso. Se permetti, preferisco il supermercato. Certo, così puoi far man bassa fra gli scaffali. Ma quando in qua tu sei un santarellino, eh? Un orso grizzly! Non abbiate paura.
Accidenti, sei meglio di Nembo Kid. Bravo, Itawa, sei proprio un tipaccio, lasciatelo dire. Grazie. È così che gli indiani lasciavano tracce per i loro amici. E se in giro non c'erano rametti? Facevano segni nella polvere. O tracciavano la pista coi sassi. Non ho mai sentito sparare tante idiozie in una volta sola. Ma scherzi, noi siamo membri della tribù degli Arepao. Attacca, Jones. Mi chiamo Mahoney e non tiro bidoni. Se amico mi sarai, non te ne pentirai. Un chaccacciun, chaccacciun, boom, boom. Jones è il mio nome e del rap sono signore, esperto rumorista, mi trovi sempre in pista. Un chaccacciun, chaccacciun, boom, boom. Un chaccacciun, chaccacciun, boom, boom. Yeah! Dobbiamo escogitare uno scherzaccio da fare a quel bell'imbusto di Mahoney. Perché? A me piace. Già, anche a me piace. E poi ci hai stufato con le tue arie da superuomo. Non posso crederci. Cos'è? Siete pappa e ciccia con gli sbirri? E anche se fosse, ci trattano tutti molto bene. Beh, io non mi lascio certo incantare. Non ho mai sopportato gli sbirri e detesto questo stupido campo. Ah sì? Allora alzi i tacchi e smamma. Hai ragione, è proprio quello che farò. Arrivederci, mammolette. Sarà uno scherzetto metterlo in moto. Partenza! Mahoney, qualcuno sta rubando l'autobus del campus. Già, e credo anche di sapere chi sia. Vieni, bisogna fermare Billy prima che commetta una sciocchezza. Fatevi sotto, Billy. Ecco cosa si intende per vivere sull'orlo dell'abisso. Già, la vita è una corsa a 100 all'ora. Oh, oh! Aiuto! Non muoverti, Billy! Cosa? E chi si muove? Sto facendomela sotto! Hopla! È arrivato il momento di usare il lazzo. Yahoo! Cowboy! Speriamo solo che tenga. Fai come ho fatto io, Billy. È la prima volta che vedo uno sbirro con piacere. No. Presto, Mahoney! Salta! Tempismo perfetto, socio. Già, peccato per l'autobus. Come ti senti, Billy? Mi sento un po' confuso. Hai rischiato la tua pelle per salvare la mia. Sai, io per te non l'avrei mai fatto. Forse ti sottovaluti, Billy. Grazie, Mahoney. Grazie di cuore. Non sei ferito, vero? No, neanche un graffio. Lo stavo chiedendo a Mahoney. Grazie per averci distrutto l'autobus. Speriamo che non chiudano il campus per questo. Ehi, sentite, non l'ho certo fatto apposta. Risparmia il fiato. Non ci interessa quello che hai da dire, chiaro? Ehi! Non c'è dubbio, me lo sono meritato. Bene, questa storia ci tornerà molto utile. Sindaco, ha sentito dall'autobus che lei ha generosamente donato al campus? Non so niente. Non voglio rovinarle la sorpresa, ma le consiglio di verificare. E ora che cosa facciamo? Il sindaco viene questo weekend. Quando vedrà l'autobus gli verrà un colpo. Possiamo tentare di ripararlo. Ripararlo? Come? Noi siamo dei tutori dell'ordine, non siamo dei meccanici. Ci provo io. Tu? Certo, l'ho sfasciato io. È giusto che sia io a rimetterlo in sesto.
Certo, è giusto. Contiamo su di te. Ok. Prova a metterlo in moto, Jones. Funziona! Sei un meccanico coi fiocchi, Billy. Eh sì, fenomenale. Grazie, amici. Ha riparato il motore, ma è la carrozzeria? Magari posso provare a dare qualche colpetto con il mio bazooka. Piano, Tuck, ci vorranno dei bei soldi per questo lavoretto. Non c'è problema. Pensiamo noi a raccogliere i fondi. Un altro cliente come te, House, e siamo a posto. Grazie, signora. È per una buona causa. Sono dei bravi ragazzi, Maoni. Te lo dicevo, gli serviva un'occasione. Lavaggio auto! Fate lavare la vostra auto per un misero dollaro! La circolazione è limitata solo per il lavaggio auto, e questo è un ordine. Che cosa facciamo, capo? Obbedisci, non voglio noie. Attento a non rigarla. Sì, signore. Strofina invece di curiosare, teppista. Non accetto insulti, soprattutto da uno che viaggia su un'auto rubata. Cosa dici? Già, il vero numero di targa è stato coperto con uno falso. Peccato, sei troppo curioso. Ehi! Ci vediamo al garage. Avanti, Mocciuso, facciamo una bella passeggiata attraverso i boschi. L'ultima volta che l'ho visto era laggiù e lavava le auto. Scommetto che se l'è filata di nuovo. No, qualcosa mi dice che non è così. Guarda, Maoni! Eh? Billy ha lasciato dei segnali. Gordo, Butch, dite agli altri che seguiamo questa pista. Guardati intorno, è il più grosso centro di auto rubate dello Stato. E tu sei il più grosso ladro dello Stato! Adesso basta. Ancora tracce. Portano a quella villa. Andiamo a fare un controllo. Sarete fritti quando arriveranno qui i miei amici! Tu non hai amici, teppista. Invece ti sbagli. Billy ha un sacco di amici. E voi avrete un sacco di guai. C'è una legge contro il commercio di auto rubate. Ragazzi! Contro di me non hai la minima possibilità. Stai in guardia, trippone! Sono cintura nera! Se non ti dispiace, io preferisco l'acciaio temperato. Vediamo come ti sta! Così starei buono. Ti dichiaro in arresto, sacco di lardo! Buon viaggio, cattivone! Buoni, mi arrendo. Mossa intelligente. Più di quanto tu non creda. Ah! Maoni, Jones, via di lì! Ottimo placcaggio, Billy. Se la sta svignando! Non andrà lontano! Sei davvero grande, Billy. Mi dispiace tanto di avere distrutto l'autobus, signor sindaco. Vorrei anche vedere, è una proprietà cittadina. Sciocchezze, capitano. Riportare un ragazzo sulla retta via vale più di qualunque autobus. Sono io da biasimare. Se avessi passato più tempo con mio figlio non sarebbe successo niente. Ma d'ora in poi le cose saranno diverse. Ecco, questo è per te, Billy. Una medaglia per il valore dimostrato. Una medaglia per me? Ma cosa ho fatto? Hai rischiato la vita per salvare noi due. Billy... Vorremmo che fossi di nuovo nostro amico. Con vero piacere. Comandante Lazar, il suo campus si è rivelato un vero successo. Oh, lo dobbiamo al sergente Maoni e ai suoi colleghi diplomati, sì, della scuola. Oh, avrei una gran voglia di prendere a calci qualche cosa. Questo pallone va bene lo stesso? Sì, meglio che niente. Correre è l'esercizio ideale per sfogare la rabbia. Aiuto!